fiaba che non c'è. C'era una volta, anzi, non c'era mai stata, perché questa è la fiaba che non è mai stata inventata. Non c'era un castello, né un bosco, né un regno, ma un posto fantastico che troverò se un poco mi impegno. Non c'erano regine, né fate o folletti, nemmeno streghe o eroi imperfetti. Non c'era neppure un orco, né un re, perché questa storia di protagonisti non ne ha uno solo, ma tre. Ciò che temevano non era un lupo, né un drago o un mostro peloso, ma qualcosa di molto più orribile e fantasioso. Era un qualcosa che... Basta solo che lo invento, e il solo nominarlo vi metterà spavento. Anzi, sapete che vi dico? Prendete carta e matite, così potremo scrivere quel che mi suggerite. Dovete sol pensare alle cose più strane, magari, che ne so, una città di sole rane. Prendete poi i matti personaggi e fategli fare avventurosi viaggi. Fateli trasformare e compiere cose esagerate. Poi, con un incantesimo o una magia, tutto disfate. Or la cosa, lo so, si fa difficile e dura, ma certo degli eroi non si fanno fermar dalla paura. Così per accontentare bambini e bambine, risistemate tutto per bene prima della parola fine. C'era una volta, anzi, non c'era mai stata, perché questa è la fiaba che non è mai stata inventata. C'era solo una penna e tanta, tanta fantasia da fermare su un foglio prima che ciò che ho immaginato se ne scappi via.